Ciao a tutti, io sono Francesca, comincio così questo vlog. Oggi è il 7 di dicembre, è sera, domani partiamo, andiamo a Trieste. Qua c'ho il caffè e mi mangio anche due cioccolatini della Kinder, anzi questo qua è Nutella, però è sempre Ferrero. Vi sto per montare il vlog che ho appena chiuso, perché così ve lo metto subito in programmazione. Qua c'è il caffè. Adesso andiamo con i cioccolatini, questi qua, che sono buonissimi, ma veramente molto buoni. Anuta. Kinder Country, che in realtà sarebbe Kinder Cereali comunque, vedete? Ma basta anche soltanto guardare l'immagine. E ce lo mangiamo. Buonissimi. Allora, oggi che è 7, ho praticamente pagato per il soggiorno a Milano, anche se partiamo tra una settimana, e per fortuna che non avevo pagato in anticipo l'appartamento presso il quale pensavamo di andare, perché ne avevo trovato uno a un prezzo abbordabile fuori Milano, vicino ad Arese. E meno male che non l'ho prenotato, perché ne ho trovato uno allo stesso prezzo a 2 km dal Duomo di Milano. Quindi ho prenotato quello e ho pagato in anticipo. Ho aggiunto anche l'assicurazione su Booking, così nel caso all'ultimo non riusciamo ad andare, Booking mi rimborsa tutto. In realtà, se annullo entro il 3, cioè potevo non fare l'assicurazione, però praticamente la cancellazione gratuita era fino al 13 di dicembre, quindi c'era tutto il 14 che era scoperto, ok? E ho preferito pagare 12 euro in più o 16, non mi ricordo, ma avere anche tutta la copertura del 14, ecco. Quindi le borse per partire le ho già fatte, ci becchiamo domattina direi a questo punto. Eccoci qua, siamo pronti per partire. Io sono dietro con mia figlia, perché mia suocera va davanti, lei soffre di mal d'auto e quindi va davanti. Allora, questo è, vabbè, il drone tour veloce. Qui c'è il pandoro per domattina e un po' di roba da mangiare che ci siamo portati dietro, come lo zucchero, pesto vario, pasta varia,
Nutella da far col pandoro, da mangiare col pandoro, merenda di mia figlia e questo pesto qua. Qua di sotto ci sono i piatti, quindi ottima cosa, anche l'olio. E qua c'è il divano, la televisione, c'è il balcone, il microonde, tutte le cose che insomma che ci sono in cucina, piano a induzione. C'è una camera per i bimbi, però la nostra, cioè mia figlia dorme con noi. Qua invece c'è la nostra camera, è un 4 stelle questo, eh. Qua c'è il bagno, non c'è neanche, cioè ci sono solo due saponi, come diciamo, vabbè, di solito lasciano un po' di shampoo, dei saponi, così, solo due saponi, una crema e questa roba qua, basta, non c'è nient'altro. Ma adesso io la roba me la sono portata da casa, quindi su quello andiamo bene. No, invece c'è lo shampoo, c'è questo qua. Eccolo qua. Siamo andati a fare un giro e adesso siamo arrivati a casa, mettiamo sull'acqua per la bimba, per insomma cuocere la pasta, perché ne abbiamo mangiato fuori alle bancherelle. Siamo passati anche all'Eurospar, perché si chiama Eurospar, non Despar o Intraspar, e abbiamo preso il caffè, questo qua per la moca, perché quello solubile che abbiamo per il cappuccino, ma non è tanto buono. Poi, scusate, le patatine, gusto paprika. Poi, siccome domani a pranzo e a cena voglio mangiare l'insalata, abbiamo preso i fagioli, questo qua. L'insalata, ovviamente. Questi, perché lo Scottex non c'è. Anche questi ho preso da mettere nell'insalata, sono poco calorici quindi vanno benissimo. Vedrete 20 calorie per 100 grammi, quindi va bene. Le carotine, il formaggino a gusto Parma Reggio per mia figlia da mettere nella pasta, il parmigiano reggiano da mettere anche questo qui nella pasta. Poi la Coca-Cola zero per me. Zero caffeina, zero zucchero, tutto zero. Il tè per il mio compagno e l'acqua gassata per me e il mio compagno. L'acqua naturale mia figlia ce l'ha, quindi siamo a posto su quello. Allora, adesso chiudo il vlog bevendomi un bel caffè con voi. E, qua c'è il caffè della moca. E questo qui che sto mettendo lo zucchero che ho preso al di più un paio di giorni fa. Perché ne metto due bustine? Perché il caffè è veramente tanto. Che ce ne voglia dire, il caffè fatto con la moca è il più buono di tutti. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog. Domani non so se riuscirò a vloggare facendovi vedere i mercatini. Stasera siamo andati a quelli principali, secondo me, perché ci sono due piazze, entrambe ci sono i mercatini di Natale. Non ho preso niente, non ho vloggato niente, però noi ci siamo andati. Vediamo domani cosa si fa, cosa non si fa. E vediamo quello che riuscirò a vloggare, anche perché non siamo soli, cioè qui in appartamento sì, però ci sono anche i miei suoceri in un altro appartamento e anche i miei genitori in un altro appartamento, quindi e vediamo. Vabbè, adesso io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!